Salve gente, benvenuti in questo nuovo episodio di Misao. Ok, come vedete siamo qui dove era stato investito Kudo dalla macchina. Adesso andiamo a cercare quella macchina. Ah, se per caso vedete qualche scena che avete già visto nello scorso episodio è perché non mi ha salvato dal punto in cui ho ricominciato, ecco. Ho dovuto fare tutto da capo fino a quel punto. Ok, andiamo qui dentro e troviamo una macchina accanto a una tutta infarinata, bruciata, quello che è. Ok, apriamo il cofano. No, vabbè, la porta. Abbiamo trovato le gambe. E qui c'è Kudo morto sotto la macchina. Che brutta fine. Ok. Fatemi un po' vedere quanti partisti siamo. Solo uno. Allora devo rifare la parte sul tetto. Ma quello la rifarò più avanti. E quindi devo andare a fare un'altra parte, ovvero quella del pozzo. Per questa parte è un pochino, diciamo, bastarda, ecco. Piano piano. Come devo salvare? Fatto e fatto. Via 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 via. Corri, corri, corri. Sì, lo ce l'ho fatta. Ok, ora quello spirito non mi dà più fastidio. Perfetto. Bene, qui c'è l'acqua dove posso lavarmi dal sangue. Ecco fatto. Adesso sono completamente pulito dal sangue. Devo dire che l'acqua fa un po' impressione. Guarda, 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 abbiamo trovato la testa di Misao. Come se è finita qui giù, poi a guardia di uno spirito. Bel mistero. Ok, dalle tombe sono lontano, va? Ok, a questo punto vorrei controllare questo armadio che si muove stranamente. Salvataggio e vediamo un po'. Guarda, guarda che c'è, sei il professore. Se ero col sangue addosso sicuramente mi avrebbe attaccato e sarei morto, sicuramente. Vai a dare un'occhiata e magari a morire, eh? Ok, il professore direi che è andato. E quindi direi di controllare qui dentro. E non c'è niente di sospetto. Qui c'è lo scheletro. Senza alcun senso, non si sa anche perché è lì. Poi neanche mi ammazza. Mo'. Strano. Ah sì, questa è la parte di lui che avete visto nello scorso video. Di qualche scorso episodio, ecco. Beh, raga, faccio una cosa. Visto che alcune parti devo per forza rifarle, perché non mi ha salvato dall'ultimo episodio, direi che le faccio e ci ritroviamo. Ok raga, eccomi qua, ho recuperato anche la parte sul tetto e adesso direi di andare a vedere come sta questo qua, insomma. Beh, non sta bene, questo è ovvio.
Quindi andrei a cercare il professore, ecco. Eccolo qua. Insieme alla pazza, come la chiamo io. Ok, andrei a prendere un calmante. Dovrebbe essere qui. Tutti tranquillanti, eh. Qui la cosa è sospetta. Sì, un mostro è apparso dal nulla, ma per favore non ci credo neanche. Insomma, non ci credo, ok. Altre parti, perfetto. Non so voi, raga, ma tutta questa gentilezza da parte del professore mi suona strano, ecco. Comunque mi manca solo una parte. No, aspetta, di qua dove che andavo? Ah, no. Non devo andare da quella parte. Ma comunque, visto che non so cosa fare, chiedo a lei. Sì, questo già lo sapevo, grazie. Mandracula, eh? Ah, sa dov'è? Nel laboratorio qua dello stato pazzo. Ah, qua c'è la mandracula. Forse mi serve un qualche tipo di oggetto. Vediamo la mazza, va. Vabbè. Per ora non posso farci niente. Ah, giusto, devo contare tutti gli armadietti. Qua dove ho trovato la mazza. È inutile controllare. Ah, giusto, qua devo prendere da bere per quello lì in coma al secondo piano. Ah, ho preso la lattina già. Vabbè, allora vado subito a dargli da bere.
Una chiave? Mi domando che cosa ti posso fare con questa chiave. È un bel mistero. Sì. Ah, questa qua non mi fa passare. Comunque ci sono ancora tre oggetti da trovare. Ma forse la chiave mi serve per un armadietto che non si può aprire. E ci ho preso giusto. Ok, come ho detto, non si apre. Ma pensavo bene. A questo punto controllo qua. Chiave di armadietto. Ah, del professore, quindi posso aprire quell'armadietto che era chiuso. Perfetto. Vediamo un po' cosa c'è, senza farmelo cadere addosso. Quello di fronte, come nel primo episodio. Voilà. Che c'è dentro? Ma guarda, guarda. Proprio l'ultima parte, giusto? Ne manca una comunque. Dammi qualche consiglio, te va? Renditi utile. Ok, devo farti qualcosa con quella mandracola, ma cosa? Provo a ritornare ancora qua. Sì, guarda, uso le monete. Beh, non è che posso ucciderla con la mazza. Ma non so cosa farci, veramente. Sono un pochino confuso e anche disperso. Beh, a questo punto direi di finire qui l'episodio e nel prossimo cercherò di capire cosa fare. Quindi qui è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!